Sempre più difficile dire che cos'è la musica contemporanea, però c'è un grande discrimine che si può fare. C'è una musica che viene dalla tradizione della musica scritta ed una musica che nel corso del Novecento e anche diciamo in questo breve inizio del nuovo secolo è diventata sempre più scritta, sempre più dettagliatamente scritta. E poi c'è invece una musica che comunque rimarrà, può rimanere perché è affidata a dei supporti assolutamente indistruttibili. E che viene direttamente registrata, che viene pensata e anche composta, però non viene scritta. E naturalmente poi ci sono compositori che alleano le due tendenze, però io penso che la musica contemporanea di cui io faccio parte, in cui io mi riconosco e che viene normalmente identificata con modern music, è soprattutto la musica scritta, iperscritta. E io penso che sia una differenza molto importante perché nel momento in cui un compositore affida la sua musica a una performance che è soprattutto registrata, quella performance è definitivamente quella. Nel futuro sarà sempre quella. Reinterpretarla diventa veramente difficile. Il compositore che scrive musica scritta e la scrive più o meno dettagliatamente, comunque affida il suo pensiero musicale a un mezzo, un medium, e questo medium è un livello neutro. La scrittura musicale, diciamo, è uno dei grandi miracoli dell'umanità. Il teatro musicale diventa sempre più importante nella mia vita compositiva, diciamo il campo più trasversale dove diverse strategie compositive si uniscono e si ritrovano. Ho l'impressione che ci sia una grande apertura in Europa, ma poi diciamo non per esperienza diretta, ma per quello che altri compositori mi raccontano, sta cambiando qualcosa anche perlomeno in alcune città importanti dell'America del Nord. Non mi sembra che in Italia ci siano maggiori possibilità, anzi, potrebbe apparire un momento molto buio, però è anche vero che nessuno è costretto a rimanere e l'andare e venire di molti compositori genera comunque ricchezza e genera quello che in Italia è sempre mancato, informazione. Un musicista deve capire esattamente che cosa sta cercando e quali organizzatori potrebbero essere interessati al suo lavoro. La musica, diciamo, di ricerca, ma in tutte le epoche, non soltanto la musica contemporanea, la musica di ricerca nel senso anche un ensemble che vuole fare un certo lavoro di ricerca su un periodo del passato, ha bisogno di essere sostenuto. Adesso in Italia da molti anni, diciamo, c'è questa progetto politico di finanziare le arti lì dove queste arti riportano qualcosa o comunque sono auto, si finanziano in qualche modo da sole. È una cosa inverosimile, è così una favola o comunque un mito che non si potrà mai realizzare, non si è mai realizzato, non si realizza nemmeno nella musica leggera, non si realizza nemmeno nel mondo dell'opera e del repertorio, è una follia totale.
Quando sono andata a Parigi, dopo aver finito gli studi in Italia di conservatorio di università, e ho cominciato a studiare con Gérard Griset a Parigi, che era professore al Conservatoire National. Io ho fatto 4 anni di lezioni private con lui e nello stesso tempo ho fatto un dottorato all'École pratique des hautes études à la Sorbonne con François Lesueur. Allora, entrambi erano due persone di una severità e di una serietà ossessiva. Perché questi due maestri possono essere così severi, non solo con me naturalmente, lo possono essere perché sanno che comunque non stanno uccidendo la persona, la stanno formando. Per formare una persona ed essere severo, questa persona deve avere mille altre possibilità. Come insegnante di composizione al Conservatorio di Salerno, sono la prima a fare il mea culpa. Come posso io essere severa quando vedo davanti a me la disperazione totale? È impossibile. Io tante cose non gliele posso chiedere perché so che loro non hanno nessuna possibilità. E questa è la cosa tragica. Non è un miracolo. Cioè, quando una persona, un ministro della cultura, decide di dare il 4% del budget nazionale alla cultura, prende una decisione forte. Tutti gli artisti possono vivere con lo chômage, ci possono essere tantissime istituzioni e tutto questo manca all'Italia sicuramente. Una decisione forte in campo, diciamo, sia formativo che realizzativo e tutto quello che c'è in mezzo, cioè terreni di sperimentazione. Io ho l'impressione che invece in Italia non ci sia un'offerta di pluralità nella formazione e nella realizzazione, ma poi i pochi compositori che tentano sono anche castigati se le cose non vanno bene. Non c'è questa tolleranza, non c'è questo divertissement che viene anche dal vedere un compositore che si getta a fare una cosa che non ha mai fatto prima. E questo porta molti giovani veramente di grande talento ad andare via. È soltanto una piccola battaglia politica che non è così difficile da ottenere. Evidentemente manca questa domanda, manca come domanda forte. E diciamo, questo penso che siamo tutti colpevoli in qualche modo, soprattutto io che comunque so che lavoro all'estero, quindi le mie commissioni sono tutte, vengono tutte dall'estero. Ho un po' diviso il mio catalogo in drammaturgie, che sono veramente dei pezzi che vengono eseguiti in concerto e sembrano dei normali concerti, e in realtà il pubblico capisce che ci sono dei personaggi e c'è comunque un libretto, quindi un plot, che non è un'azione reale, però è un'azione. E poi faccio delle action concert piece, cioè sono pezzi di teatro musicale come questo del percussionista Helicopter and Butterflies, che viene eseguito a Parigi, in cui effettivamente siamo in una sala da concerto, non c'è una scena, ma quel performer, eseguendo la musica, in qualche modo va al di là della sua performance musicale e fa qualcosa che lo trasforma in un vero e proprio attore, un performer completo. E quindi è diverso dalla drammaturgia. Poi ho fatto delle esperienze molto importanti di un altro genere di teatro musicale che adesso io voglio definire opera corale, nel senso che ho lavorato per 3 volte e ho nel mio futuro una quarta esperienza con ensemble corali spesso di non professionisti per realizzare delle drammaturgie, delle vere, diciamo, messe in scena, però queste messe in scena sono sempre legate a dei luoghi particolari. Per esempio, adesso a Ghera si esegue per la seconda volta Prosopopeia, che è un mio lavoro per grande coro e che è stato fatto per la Martinskirche di Kassel, anzi, è un lavoro commissionatomi da questa chiesa 2 anni fa.
E la chiesa era il nostro teatro. Io ho fatto un lavoro di teatro musicale in cui la chiesa, diciamo, risponde sia a livello acustico sia a livello proprio scenografico alle esigenze e alle idee del pezzo. La stessa cosa mi è capitata di farlo all'Aquila recentemente con 3:32 Naufragio di terra. Cerco di eliminare il limite tra pubblico e performer. Cioè, per me la cosa interessante è che siamo in una chiesa e questa massa corale non si capisce più bene dove finiscono i performers e dove iniziano le persone che fanno parte del pubblico. E in questo caso la teatralità è proprio di rompere questa barriera. Luce, luce, luce!